Siamo in compagnia di mister Ambrosino alla fine di Monte di Procida Sibilla 0-0. Mister, una partita che si è messa male all'inizio per l'infortunio di Dauria, però ci hai provato in tutti i modi a vincere questa partita. La partita forse è dettata, diciamo così, più dalla tensione del derby. Sì, diciamo che è una partita abbastanza sentita. L'importante è che sia stata una bella giornata di sport per tutti gli sportivi che sono venuti a vedere questa partita. Anche se è stato uno 0-0, comunque è stata secondo me una bella partita disputata a viso aperto da due squadre che volevano vincere. A noi ha pesato sicuramente nell'economia della partita l'infortunio di Dauria dopo 10 minuti, oltretutto che ha preso un palo, però tutto sommato faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fornito una buona prestazione. Mister, oggi in campo c'era una Sibilla che forse punta ai quartieri alti, ai playoff e magari a vincere il campionato, e poi c'era un Monte di Procida che comunque mira a un campionato tranquillo, però il Monte di Procida ha un difetto forse quest'anno: fuori casa non pecca di personalità perché ce l'ha sempre, però forse si mangia qualche minuto. Sì, diciamo che oggi giocavamo appunto contro una squadra che ho costruita per fare un campionato importante. Noi abbiamo dei giocatori importanti, però le ambizioni sono diverse. Sicuramente se miglioriamo l'andamento fuori casa ci possiamo anche noi divertire e posizionarci in una classifica sicuramente migliore. Dobbiamo lavorare sotto certi aspetti, sotto appunto la personalità, del carattere e dell'ambizione. Per le trasferte sicuramente ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni. Mister, un'ultima domanda: Monte di Procida è tornata ai fasti di quando c'eri tu in eccellenza, il pubblico è stato quello delle grandi occasioni, può essere un'occasione anche grazie a questi under con Andrea Dorini per costruire anche per l'anno prossimo e per salire, magari l'anno prossimo il Monte di Procida può puntare alla vittoria o ai playoff, chissà. Sicuramente i giovani sono il futuro, oltretutto quando sono del paese quando giocano nella squadra della propria città, questi deve essere un orgoglio per la società, per la città e per i ragazzi stessi. Quindi diciamo che è un invito che faccio a tutti gli sportivi, a tutti i tifosi, di stare vicino a questi ragazzi perché meritano i loro applausi e meritano le loro attenzioni durante le partite. Mister, un'ultimissima battuta: tu hai lanciato Gennaro Armeno ora in Serie B, protagonista con il Novara. Senti, ma in questa squadra credi che ci sono under di prospettiva che possono ripercorrere le orme magari di Gennaro Armeno ma anche di Lucignano? Sicuramente ci sono dei giovani di prospettiva. Siamo all'inizio dell'anno, quindi ci sono ancora 6-7 mesi per migliorare, per crescere, per poter appunto migliorare sotto tanti aspetti. L'auspicio mio è che questi ragazzi devono fare sacrifici, devono seminare ora per raccogliere poi in futuro, e oltretutto devono avere anche una buona dose di fortuna, ma questa deve essere aiutata soprattutto dalla gran voglia di diventare qualcuno. Ok, grazie a mister Ambrosino, in bocca al lupo. Siamo in compagnia con mister De Stefano, il mister della Sibilla. 1-0-0, forse queste due squadre non si sono espresse al meglio, ma proprio perché c'era la tensione di un derby, si è lottato molto però in mezzo al campo. Vabbè, queste sono partite che fondamentalmente lasciano poco allo spettacolo, perché è un derby, un campo particolare. La mia squadra è venuta qui per fare una partita di personalità. Magari ai punti secondo me avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo avuto qualche occasione da rete importante, però sfido chiunque a venire qua e giocare e soprattutto fare punti. Il Monte di Procida aveva battuto anche lo Stasia qua, squadra che ha fatto 3 su 3 fino adesso, quindi è un punto che fa morale, muove la classifica e continuiamo la nostra striscia positiva che dura dalla terza giornata di campionato. Mister, qual è il ruolo della Sibilla in questo campionato? Vuole vincere il campionato? Vuole puntare ai playoff? Punta comunque in alto. Vabbè, noi non ci siamo mai nascosti, nonostante voglio dire abbiamo qualche defezione, qua non bisogna prendere in giro nessuno, in questo momento siamo una squadra, voglio dire, che può puntare tranquillamente ai playoff. C'è qualcuno più attrezzato di noi per vincere il campionato, ma una cosa è certa, voglio dire che fino a quando la mia squadra mantiene un gruppo così coeso, così compatto, sarà difficile per tutti quanti, voglio dire, vincere contro la Sibilla, però magari con qualche innesto a dicembre puntiamo ancora per qualcosa di più importante, ma non ci siamo, ripeto, non ci siamo mai nascosti, noi puntiamo a fare un campionato veramente importante. Ok, grazie al mister della Sibilla, in bocca al lupo. Siamo in compagnia di uno degli under di questo Monte di Procida, l'attaccante Giovanni Colandrea. Allora, oggi sei entrato a partita in corso, Giovanni, non sei riuscito a sbloccare il risultato, però per poco, perché ci hai provato, è arrivata una deviazione. Come hai visto questa partita? Uno 0-0 tattico. Sì, una partita senza, cioè, senza emozioni? Senza emozioni, tutti la temevano questa partita. Vabbè, era sempre un derby, diciamo così, è sempre una partita particolare. Poi Monte di Procida, Bacoli, insomma, due città vicine. Senti, ma
quest'anno stai andando particolarmente bene. Come ti trovi con mister Ambrosino nel Monte di Procida in campo? Mister Ambrosino è un bravissimo mister, mi sta insegnando a crescere molte cose. La squadra mi aiuta, è tutto. Senti, l'anno scorso Lucignano ha fatto un grande campionato. Tu vieni dalle giovanili del Monte Ruscello. Per te può essere il Monte di Procida un trampolino di lancio? Vuoi ripercorrere le orme di Lucignano e magari di altri under importanti? Sarebbe bello quello, se fare come Lucignano. Senti, ma un pensierino alla classifica dei capocannonieri magari ce lo fai? O è troppo presto? Vabbè, ce lo faccio, però ci provo. Poi vediamo, va bene. Bocca al lupo Giovanni, ciao. Grazie. Ciao.